Tu sai che Velardi sta facendo la campagna pubblicitaria per la Polverini? E che cosa pensi della comunicazione del nostro partito? Andrebbe cambiata qualcosa? La responsabilità è anche dei media che ci prestano poco interesse? In generale, come pensi che vada condotta la campagna di Rifondazione, la comunicazione di Rifondazione, al di là di quella che è la campagna elettorale odierna? Il fatto che un dirigente del Partito Democratico faccia il responsabile della campagna elettorale di De Luca e della Polverini dice due cose. La prima è che De Luca e Polverini hanno lo stesso messaggio e infatti grosso modo sono di destra tutti e due nello stesso modo. E l'altra è che oramai questo bipolarismo è una presa in giro, per cui è diventata una sorta di pubblicità come quello dei detersivi, in cui si ha difficoltà a volte a distinguere l'uno dall'altro, ma c'è una grande battaglia. Questo è un punto che vorrei sottolineare, perché questo qui è l'effetto del bipolarismo. Il fatto che invece che poter scegliere sulla base dei programmi, della moralità dei candidati, delle proposte e delle storie anche, si sia ridotta la politica a, o si cerchi di ridurre la politica a scegliere tra due schieramenti, alla fine produce un meccanismo uguale al tifo calcistico, in cui nessuno sarebbe in grado di spiegare i motivi per cui tifa una squadra anziché un'altra, perché il tifo è una classica passione senza contenuto, cioè che uno è visceralmente a favore di una squadra e visceralmente contro un'altra, ma non è in grado di spiegare il perché, perché non è che ci sono delle differenze motivabili. Si sta trasformando la politica come il tifo calcistico, in cui ci sono le squadre, i supporter, i tifosi, gli ultras, e in cui non si capisce più che cacchio c'entra questo con la vita concreta della gente. Io penso che questo va demolito. Noi ci dobbiamo porre l'obiettivo non solo di mandare a casa il governo Berlusconi, ma di uscire da questa schifosissima Seconda Repubblica che sta demolendo la politica come possibilità della gente di partecipare e di cambiare il suo futuro. Questo è il punto fondamentale. In questo senso Velardi non è che una metafora di questo bipolarismo in cui si litiga moltissimo e poi sono gli stessi che fanno gli spot da una parte e dall'altra, e perché in fondo non dicono cose molto diverse. Quindi Velardi come metafora, diciamo così, del disastro che in cui ci hanno portato. Sulla comunicazione nostra invece qui c'è più un deficit culturale, perché diciamo così siamo in una condizione un po' strampalata, in cui ci abbiamo tantissimi compagni e compagne che sono bravissimi a fare tutte le cose, a inventarsele, sia su internet, sulla capacità, come in questa radio, diciamo, di mettere in piedi una radio, di usare i computer, di usare la rete, cioè di usare le tecnologie che oggi la gente usa normalmente e che tutti noi usiamo privatamente. È solo che c'è un'incapacità di far diventare questo sapere sociale diffuso un elemento condiviso e costruito, un elemento progettato. Sembra che fare il giornale, spenderci una barca di quattrini, abbia la dignità della politica, e invece mettersi sul computer a mettere in piedi un gruppo sia un fatto privato. Questa è una stupidaggine e un ritardo culturale pesantissimo. Per quanto mi riguarda, diciamo così, io ho fatto il segretario di Rifondazione semplicemente in condizioni di emergenza, perché appena eletto sto casino della scissione lunghissima, poi le elezioni europee, poi i mesi a mettere in piedi la federazione della sinistra, adesso le elezioni regionali. Io spero che ci sia un po' di tempo per mettersi a lavorare sulla politica, e banalmente bisogna che noi riprogettiamo completamente la nostra comunicazione. Il fatto che i Viola convochino le manifestazioni è banalmente perché tu oggi una manifestazione o sei in grado di convocarla via web oppure via computer, oppure non c'è nessuno che è in grado di convocarla, perché i tempi della politica non sono i tempi della proclamazione dopo 3 settimane, c'è anche quello, ma diciamo il grosso è una capacità di risposta immediata su questioni immediate. Quindi dobbiamo riprogettare la comunicazione. Il punto su cui io sono, come dire, ottimista, è che a noi non mancano i saperi per farlo, c'è solo da fare la connessione tra questi saperi, e quindi non è impossibile da fare, è proprio solo una cosa di metterci la testa e provare a costruire un progetto condiviso, che come oggi e unicamente così si può fare la politica, connettendo esperienze diverse, perché oggi non siamo nel tempo in cui
qualcuno schiaccia un bottone e si accendono tutte le lampadine. Oggi siamo nel tempo in cui è possibile connettere le diverse lampadine e formare tante scritte. Questo è il punto che dobbiamo fare. Dal linguaggio, dall'astrazione alla materialità dei corpi, che cosa ti aspettavi di questa campagna e che cosa ti ha meravigliato, in positivo e in negativo? Uno o due casi, brevemente. No, mi aspettavo, diciamo così, il grado di disperazione che qui e là ho trovato. Penso a Scampia, quando la gente ti viene incontro e ti dice: io sono in questa condizione, disoccupata, e qui e là, e non sei in grado di dirgli nulla, di dargli una risposta. Ecco, questo me lo aspettavo, ed è l'aspetto che mi angosciava di più anche prima, della percezione a volte che non hai la possibilità di dare una risposta che sia credibile, diciamo, che sia un pezzo, perché noi siamo in grado solo di proporre un percorso, non siamo in grado di dare una risposta immediata. Non abbiamo né il potere né i soldi per fare questo, né vogliamo illudere la gente raccontando delle balle. Quindi questa è la cosa che mi aspettavo e che più mi angosciava. L'elemento che invece mi ha colpito di più positivamente è l'altissimo grado di dignità che c'è da parte di tutti coloro che invece si ribellano al sistema. C'è una quantità di persone, di esperienze, di lavoratori, di giovani, di persone anche in condizioni a volte molto pesanti, che c'ha una dignità fortissima e che si vede tanto di più nella condizione di difficoltà. Ecco, questi sono i due aspetti: a volte la disperazione e la difficoltà a individuare una speranza, e dall'altra invece una fortissima carica di dignità. Io penso che su questa seconda sia il punto su cui far leva per ricostruire una sinistra in campagna, perché questo è il nodo: della gente che non si è piegata e che ha una sua forza interiore, diciamo così, perché penso che la politica o parte dalla dignità delle persone oppure non va distante, diciamo così, per convenienza non si va distante. In questo senso sto scoprendo una parte di campagna che ha proprio degli anticorpi fortissimi. Anche qui, come per l'informazione, il problema è di riuscire a metterli in connessione e farli diventare massa critica, di riuscire a farli diventare un fatto politico che diventi anche simbolico. Questa in fondo è la nostra scommessa, insomma. Grazie a Paolo Ferrero, grazie ai compagni di Radio Vostok che ci hanno permesso di realizzare questa intervista. E grazie Angela Scarparo.